simbolico, non lo fa più in questa città. Avremo buone notizie anche nei prossimi mesi per una riapertura immediata, scaglionata, già prevista ovviamente, di stazioni della metropolitana, e gradualmente, tanto più rafforzeremo il trasporto pubblico, come ci siamo impegnati in campagna elettorale, il trasporto pubblico fino alla sera, il trasporto pubblico la notte, il giorno del fine settimana, noi ridurremo l'ingresso di autovetture private. Su questo voglio essere subito chiaro. Napoli deve fare come le grandi città, come Barcellona, come Parigi, come tante altre città del mondo, aprendo a delle sfide diverse di città. E in questo dobbiamo chiamare in questa sfida non solo la politica, i commercianti, gli industriali, le botteghe dell'arte, le cooperative, i cittadini, gli artigiani, le comunità. Ecco perché è importantissimo il nostro nuovo modo di fare politica, quello di coinvolgere la cittadinanza attiva, quello di creare dei tavoli permanenti di consultazione, quello di fare dei referendum consultivi, quello di valorizzare la municipalità, le municipalità, in modo che le scelte sono condivise. E fatto questo, nel momento in cui si punta sul trasporto pubblico, nel momento in cui creiamo i parcheggi come che sono ai confini della città, in modo che chi viene dalla provincia, chi viene dalla regione, lascia la macchina, trova il trasporto pubblico, entra in città. Noi valorizziamo il commercio, valorizziamo il turismo, valorizziamo la vivibilità, valorizziamo la salute, rendiamo una Napoli che diventa esempio non solo in Italia ma nel mondo di come si possa stare bene insieme. E nel momento in cui si sta bene, nel momento in cui la città è viva, nel momento in cui le famiglie con i bambini possono uscire, diversamente abili possono circolare senza barriere architettoniche, gli anziani non possono avere paura, e quindi sconfiggiamo quel modello berlusconiano che vuole le persone chiuse in casa a guardare il Grande Fratello, andare nei grandi supermercati. Noi faremo una città viva e una città sicura. Napoli ha una grande ambizione che va al di là della conferenza del sindaco e dell'amministrazione del Consiglio Comunale. Napoli ha l'ambizione politica di proporre un nuovo modo di fare politica, e non è un caso che tra le deleghe, è chiaro che non mi sfugge il dato che non è una conferenza precipua e immediata del sindaco, ma ho voluto lasciare la difesa e l'attuazione della Costituzione, perché Napoli vuole dare esempio che quando si parla di legalità non si parla della legalità della carta da bollo che piace ad altre persone, che pure va bene, ma che non riduce gli ambiti di legalità, ed anzi oggi in questo momento storico certe volte le peggiori illegalità vengono fatte con rispetto della legalità formale. In questa città valorizzeremo la legalità costituzionale, che è un'altra cosa, è una cosa che moltissimo abbiamo puntato e puntiamo ovviamente sull'ambiente. Ambiente non è solo rifiuti, ambiente significa mare, mare vivo, ambiente significa capacità nutrizionali importanti, ambiente significa energia solare. Il sindaco è stato il primo firmatario sulla legge di iniziativa popolare sull'energia solare. Il sindaco e l'amministrazione vorranno partire anche con una con uno stretto contatto con le sovrintendenze che già partito, affinché si possa realizzare il solare in tutti gli edifici pubblici di questa città, in modo da risparmiare denaro pubblico e produrre energia verde. Quindi da questo punto di vista Napoli città ambientale. Mi avvio, vorrei dire tante cose, ho visto l'orario di mezzogiorno e il dibattito, quindi mi avvio alla conclusione. È fondamentale, voglio toccare altri due o tre punti molto brevemente. Anche qui la competenza del Comune è limitata, ma già l'assessore sta lavorando alacremente da lunedì, che è quello della scuola. Abbiamo l'esigenza di garantire ai nostri figli, ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, oltre alle insegnanti, ai lavoratori, ai dipendenti, ai clienti, a tutti, che a settembre cominci l'anno scolastico in condizioni dignitose per tutti. Quindi bisogna fare un grande sforzo tutti per garantire questo,
per garantire una scuola dell'inclusione, per formare all'inclusione, per formare tutti quanti gli operatori affinché già dalle scuole non ci sia discriminazione nei confronti di quelli che vengono chiamati diversi, ma che secondo me diversi non sono, che sono quelle persone che hanno condizioni di difficoltà dalla nascita e sin da bambini, e dobbiamo anche formare una cultura diversa in questa città, che non si è diversi se il sindaco riceve la comunità senegalese e qualcuno si impressiona, non si è diversi se sin da ragazzi si fa formazione indicando che nel sesso non ci sono solo le donne e gli uomini, ma ci stanno anche altre persone. Questa città significa, significa avere capacità di apertura mentale, significa ognuno salvaguardare la propria identità, che per quanto mi riguarda io sono credente, sono cattolico, sono di sinistra, profondamente di sinistra, ma non mi sfugge l'apertura mentale verso chi è anche su posizioni diverse e anche molto diverse da lì. Un'altra cosa voglio dirla che reputo molto importante. Questa sindacatura si caratterizzerà anche per una forte attività di contrasto alle illegalità. Ci sarà lo sportello anti-racket e anti-usura non solo presso il comune ma in tutte le municipalità. Avremo un progetto molto importante sul quale sto lavorando personalmente, anti-corruzione, e poi abbiamo un progetto ambizioso nell'ambito del rispetto della legalità e della perequazione dei tributi, quello di, nel momento in cui partiamo a regime con la differenziata, quello di abbattere profondamente la TARSU fino ad eliminarla e introdurre la tariffa, e anche di rivedere per quello che è la tariffa in relazione ai rifiuti che si consumano, e anche rivedere quello scandalo per quello che sono le competenze del sindaco, che Napoli, la città di Taranto, cui si paga la più alta tassa di circolazione di responsabilità civile dell'anno. L'ultima cosa la vorrei dire, per poi concludere veramente, avete anche altre cose da dire ma ce le diremo nei prossimi giorni, è la lotta alle forme di abusivismo. Stiamo lavorando affinché nelle prossime ore, le prossime settimane, ci sia un cambiamento fortissimo nell'immagine, nel decoro e nella dignità delle persone, per quello che sono tre punti strategici di questa città: Piazza Garibaldi, Corso Umberto e Via Toledo. Il che non significa, voglio sottolinearlo, non significa fare come ha fatto il sindaco di Roma o altri politici della nostra nazione, di marginalizzare venditori ambulanti, immigrati o chi altro. Significa soprattutto e anche garantire la loro dignità, quindi creare dei luoghi idonei, importanti, e dei mercati veri, dei mercati autentici, dei mercati tutti etnici, ma Napoli non può avere come porta della città Piazza Garibaldi ridotta in quella situazione. Per concludere, io mi impegno, oltre al giuramento che ho prestato prima, a lavorare senza sosta per questa città, assumermi tutte le responsabilità, dialogare con tutti, ovviamente con i miei assessori, oltre che con i dirigenti, con il personale tutto, con i miei collaboratori, dialogare con i consiglieri della maggioranza, dialogare con i consiglieri dell'opposizione, dialogare molto con voi, cittadini, loro, lasciandoli in mezzo a una strada, io dialogherò con loro con correttezza e onestà, guardandoli negli occhi, con l'impegno a creare tutte le condizioni possibili perché in questa città inizi finalmente a vivere l'articolo 1 della Costituzione, l'Italia, una Repubblica Democratica che si fonda sul lavoro e che da lavoro voglio concludere augurandovi buon lavoro al Presidente, ai Vicepresidente, ai consiglieri, tutti i cittadini e cittadine. Grazie, viva Napoli!